Eder. Mac. Pallister. Svolta nell'omicidio di Luca Mameli. Il 35enne di Capoterra colpito a morte alle 5:30 di ieri mattina con una coltellata al torace. Nel lungomare del Poetto a Quarto davanti al ristorante Acqua dell'Opera Beach. Due persone, presunte responsabili dell'omicidio del 35enne, sono state trattenute da ieri sera negli uffici della Questura di Cagliari insieme al loro avvocato. Si tratta di due fratelli quartesi, residenti a Flumini. Nella Questura di Cagliari, nel corso degli interrogatori durati per tutta la notte, sono emerse delle ammissioni su quanto accaduto prima e dopo il delitto. Alla fine, il più giovane, il 21enne Alessio De Sogus, è finito in carcere con l'accusa di omicidio. Il 21enne ha colpito la vittima con un fendente al termine della lite, nata per una scommessa. Per il più grande, di 26 anni, non sono scattati procedimenti cautelari. Nel frattempo, ieri sera, all'esterno della questura, si sono assiepate numerose persone tra amici e conoscenti della vittima per conoscere l'identità dei sospettati. Secondo una prima ricostruzione, Mameli e gli amici avrebbero avuto una discussione con un altro gruppo di persone nella passeggiata tra i locali notturni del Poetto di Quarto. Forse c'è stato un apprezzamento sbagliato ad una ragazza. Dopo l'omicidio, infatti, una giovane ha urlato "è colpa mia", con una precedente discussione, magari avvenuta in uno dei locali. Dopo la lite, all'improvviso, una colluttazione, durante la quale è spuntato fuori un coltello e il fendente al torace. Il 35enne, dopo essere stato colpito, ha fatto alcuni passi barcollando per poi accasciarsi a terra. I sommozzatori dei vigili del fuoco, la polizia locale di Quarto e gli inquirenti cercano l'arma del delitto accanto alla rotatoria della Marinella e la parte finale di Viale Colombo. Perché, stando a quanto emerso, con tutta probabilità, qui nell'acqua delle saline di Molentargius è stata gettata l'arma del delitto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!